Questo mondo del lavoro che sta cambiando, che probabilmente viene anche percepito in una maniera diversa da chi lavorava prima e quindi era abituato probabilmente a un mondo del lavoro ben diverso rispetto a quello che stiamo vivendo oggi, o comunque non solo oggi, ma da un po' di anni a questa parte. E dall'altra parte c'è chi sta lavorando adesso, però probabilmente dovrà guardare un mondo del lavoro che sta cambiando velocemente e quindi un mondo del lavoro del futuro che dobbiamo capire ancora come sarà. Quindi tu praticamente hai detto, anziché star qui a sciropparmi le cavolate che dice Andrea sul lavoro, cerchiamo di vederne, no, più a fondo e di più con chi davvero se ne intende, perché è facile lucubrare io e te. E infatti, cioè, a quel punto chi lavora per aiutare anche gli altri ad approcciarsi al mondo del lavoro. Giusto. E giusto. Quindi io direi che chiediamo direttamente a lei un quadro di questo mondo del lavoro di oggi, cioè magari proprio quali sono i punti di questo mondo del lavoro oggi, e la salutiamo, Marianna Poletti, conosciuta come Lavoro con Marianna. Buongiorno a tutti, che bella introduzione, adesso ho una grandissima responsabilità di fare un po' la veggente del futuro del mondo del lavoro. Sì, Marianna, ciao, ciao, piacere, oggi siamo separati io e Alessandra per esigenze, diciamo, professionali, visto che parliamo di lavoro, però solitamente siamo una coppiata fissa. E no, in realtà, come diceva lei, come accennava lei, venerdì ci siamo un po', noi ci perdiamo, noi cerchiamo di, sai, approfondiamo, ascoltiamo, parliamo con tante persone e poi dopo ci abbandoniamo un po' ai nostri discorsi. E raccontando, diciamo, un episodio accaduto in famiglia, come tanti, ragionavamo con questo discorso che magari i nostri genitori, no, fanno, magari un po' da boomer, adesso ce lo dirai tu se è così oppure no, in cui c'era ancora vivo una sorta di, sicuramente il valore della gavetta, se così vogliamo chiamarla, quindi comunque l'entrare sì nel mondo del lavoro, come dire, sottoporsi anche a dei sacrifici, magari a qualcosa che inizialmente non era così tanto facile da sopportare, però avendo, no, una consapevolezza che dovesse essere comunque uno step necessario, no, per poter crescere, per poter iniziare. E poi anche valori quali, che ne so, senso di appartenenza verso qualsivoglia azienda, anche senza benefit, welfare e così via, però era come se nascesse una sorta di riconoscenza nei confronti dell'azienda che ti dava lavoro. E poi facevamo un po' il dispari con quello che invece accade oggi, dove anche per nostra esperienza, per mia esperienza, comunque i giovani cercano un po' da subito di capire quanto devono fare, a che cosa devono rinunciare, a che cosa vanno incontro e quanto poi a livello economico effettivamente ti rientra. E dato che, non so se spesso o qualche volta, ma comunque le aziende fanno difficoltà a immediatamente, anche dopo tanti anni, ad accontentare le esigenze economiche del lavoratore, tante volte addirittura i giovani dicono: no, guarda, piuttosto passo e continuo a fare a casa con il lavoro. Quindi sostanzialmente questa era la riflessione che poi Alessandra giustamente ha anche utilizzato per introdurre la tua figura. Allora, io la mia domanda è già di per sé, è uno spaccato che riconosci effettivamente anche tu quello che abbiamo un po' descritto? Ragazzi, direi che è innegabile il fatto che comunque siamo veramente in un momento storico in cui il mondo del mercato del lavoro sta attraversando una crisi senza pari. Hai detto una cosa, Andrea, molto interessante, a cui mi riaggancerei, perché al netto di tutte le questioni, diciamo, un po' più pratiche, razionali, che poi possiamo assolutamente vedere insieme, secondo me bisogna partire prima da un tema culturale. Cioè, tu dicevi spesso i nostri genitori, o comunque le generazioni precedenti, cercavano nel lavoro anche un senso di appartenenza. E quindi questo mi fa pensare a cosa? Al fatto che oggi questo, diciamo, su questo aspetto c'è meno forse un'urgenza, un'esigenza, proprio perché in realtà abbiamo lasciato posto e spazio anche allo studio di chi siamo. Cioè, il fatto che la psicologia, per fortuna, no, negli ultimi anni non sia più un tabù, ma anzi sia diventata una pratica per molti, di, a prescindere dal tipo di problema che ho, lo utilizzo per studiarmi dentro. Questo fa sì che i giovani siano più consapevoli
di chi sono e dunque non abbiano bisogno di cercare un'identità nel proprio lavoro, ma la cercano nella propria vita personale, in se stessi, attraverso le esperienze che fanno. Quindi questo vuol dire sono meno disposti a fare compromessi rispetto alla propria vita, cioè va bene il lavoro, però la mia vita e io sono non solo il mio lavoro, ma moltissime altre sfaccettature. Certo, certo. Però questo poi in che modo si proietta proprio anche sull'approccio che qualcuno ha al lavoro, magari proprio all'interno dell'azienda, per dire la generazione Z magari non è abituata o comunque non vede come una cosa normale magari restare quella mezz'ora in più, quell'ora in più al lavoro, mentre o comunque se rimane quella mezz'ora, quell'ora in più, ovviamente deve avere, diciamo, un ritorno che sia non solo di merito, ma probabilmente anche di compenso, non solo economico, ma anche proprio nel benessere all'interno proprio dell'azienda stessa. Sì, sì, certo. No, infatti, frasi da boomer, anche qui ne abbiamo tantissime. Appunto, io poi sono millennial, quindi mi ritrovo un po' in mezzo a queste due generazioni. Siamo in due, siamo in due. Un po' entrambe le campane, riesco a vedere un po' in maniera, diciamo, super partes, entrambe le prospettive. Ovviamente non c'è una prospettiva sbagliata, una giusta. Ognuno vive le cose a seconda del proprio vissuto e del contesto storico con cui ha qui insomma è cresciuto e soprattutto è cresciuto a livello professionale. Diciamo che non è che i giovani oggi non hanno più voglia di lavorare o hanno meno voglia di lavorare del passato, è che sicuramente da un punto di vista innanzitutto economico gli stipendi non sono cresciuti in Italia negli ultimi 10 anni, anzi sono un filino diminuiti, è l'unico paese in tutta Europa in cui è successo questo, e il costo della vita è schizzato. Ok, quindi il primo aspetto economico è, caspita, ma io mi faccio un paiolo così per costruirmi una carriera, potermi mantenere, sviluppare la mia indipendenza e trarre anche soddisfazione economica. E questa cosa qui, nonostante il mio impegno, è estremamente oggi difficile da raggiungere. Cioè, oggi comprare casa è un sogno che forse raggiungono i giovani adulti intorno ai 40 anni, mentre all'epoca dei nostri genitori tutto questo ovviamente si raggiungeva molto prima, quindi c'è un aspetto economico e poi, come dicevamo prima, c'è un aspetto invece di consapevolezza, laddove i giovani oggi dicono io non voglio dedicare tutta la mia vita a questo, ma ho bisogno di coltivare le relazioni personali, di coltivare i miei interessi, quindi quella mezz'ora in più di lavoro te la do al fronte del fatto che tu sia un'azienda che, al prescindere dal mio ruolo e dalle attività che svolgo, mi arricchisce anche come persona e non solo come professionista. E poi io cito un'altra cosa. Sì. Vai, Ale, vai, Ale. Una cosa che ovviamente questa è molto italiana, anche guardando ai film l'altro giorno parlavamo anche di Quo Vado, no? Quel posto fisso che in Italia è praticamente il raggiungimento di quell'obiettivo che la maggior parte sognano. Invece poi c'è dall'altra parte qualcuno che guarda forse più a un diciamo a un paradigma che forse è un po' più americano, nel senso che ok, io oggi sono in questo lavoro, magari tra un anno lo cambio, tra un anno ancora sono da un'altra parte, quindi effettivamente c'è una trasformazione in questo senso, dico, in Italia del lavoro inteso come un qualcosa magari di più flessibile e non per forza come posto fisso all'italiana. Ma sì, anche lì poi, nel senso, ci sono tanti studi, tante statistiche, poi naturalmente bisogna vedere le cose applicate nel concreto. Uno studio sicuramente interessante con un trend che viene dall'America, e quindi si sa che l'America in questo caso insomma è sempre un po' portatrice di novità e di progresso, ci dice che entro il 2030 il 50% della forza lavoro americana sarà freelance. E questo non solo perché chi lavora vuole più autonomia e magari vuole lavorare per realtà differenti allo stesso tempo, ma anche perché le aziende in questo modo riescono a ricevere stimoli da persone che non sono sempre chiuse all'interno della loro realtà, ma che hanno una vista, diciamo, una prospettiva più,
più ampie, quindi facilitano il processo di innovazione interno. Quindi questo sicuramente è un trend interessante, in piccolo lo stiamo vedendo anche qua, le partite IVA comunque sono aumentate moltissimo negli ultimi anni, e quindi il posto fisso sicuramente rimane ancora per molti, anche giovanissimi, una sorta di balsamo contro le ansie, okay, chiamiamolo così, anche se poi pure il posto fisso, se andiamo a vedere il concreto, non ci dà nessuna certezza, perché ormai il mondo è troppo, corre, evolve troppo velocemente, però sicuramente il trend della crescita della partita IVA, mi metto in proprio, barra, mi apro la mia azienda, è sicuramente una realtà. No, ma anche perché, e prima di andare, come dire, nel merito del tuo profilo, Marianna, perché ovviamente se ti abbiamo invitata è anche per scoprire un po' come l'hai pensato, come l'hai organizzato e come lo vivi. Noi con i creator comunque ci piace anche guardare un po' nel backstage, però proprio anche per chiudere un po' il discorso, da una parte mi sembra che io sono stata in Australia, Alessandra lo sa bene, perché lo racconto praticamente tutte le puntate, sono stata in Australia per un anno nel 2014, no? E mi pare che la società post-pandemica si sia un po' come dire abbia preso un po' spunto dal mondo anglosassone, nel senso che io mi ricordo che in Australia se tu stacchi anziché alle 6, alle 6 e 10 o alle 6 e 20 o alle 7 sei un cretino, non sei uno che si sacrifica per il lavoro, no? Perché il lavoro è una cosa e poi c'è tutta quella parte di benessere che è legittimo e il tuo diritto dover sfruttare, e se non lo fai sei uno stupido, non sei il più bravo dell'azienda. Il problema, mi sembra che però in questo quadro poi è proprio un problema di mercato. Aggiungo anche il fatto che tu dicevi, cioè che il 50% nel 2030 degli americani sarà freelance. Certo, in un mercato flessibile, ricco di opportunità, stacco da una parte, vado da un'altra, è anche quasi un motivo in più per andare a cercare sempre l'opportunità anche economica maggiore, per non dire anche di job position e quant'altro. Il problema è che mi sembra che noi facciamo sempre le nozze con i fichi secchi, quando facciamo le nozze, perché altrimenti rimaniamo solamente con i fichi secchi in mano. Allora io ti chiedo, lato aziende, tu ovviamente ti rivolgi prevalentemente ai lavoratori o a chi cerca lavoro, perché giustamente sono quelli che probabilmente hanno più bisogno di avere o dei incentivi o dei consigli, però per la tua esperienza, le aziende davanti a questi giovani che sono un po' meno disposti a quella roba del l'importante iniziare, l'importante entrarci, l'importante far qualcosa. Le aziende come si comportano e come dovrebbero comportarsi? Per quelli che sono i tuoi feedback. Beh, anche qui, nel senso, è difficile dare una risposta univoca, nel senso che l'Italia poi è costituita ovviamente dai grandi nomi, le grandi multinazionali, ma la maggior parte del tessuto sono piccole e medie imprese, ancora conduzione familiare, quindi a seconda del grado di innovazione e di apertura mentale abbiamo delle reazioni diverse, ovviamente. Diciamo che a un certo punto, per quanto anche nelle aziende più retrograde si possa puntare il dito contro i giovani e dire noi abbiamo sempre fatto così, vogliamo continuare a far così, se a un certo punto i candidati non ti arrivano, qualcosa devi cambiare, no? Per cui io faccio anche consulenza alle aziende dall'altro lato per aiutarle, insomma, a raccontarsi ed attrarre i giovani e le figure di cui hanno bisogno, e per cui insomma quello che vi dico è, alla fine bisogna cercare di essere autentici e di capire che le persone compongono le aziende oggi davvero e fanno la differenza, come è sempre stato, ma oggi più che mai, perché se questo fattore non c'è, ti manca l'attrattività per trovare il talento giusto, no? E sicuramente un tema su cui le aziende stanno lavorando e devono lavorare sempre di più è di passare dal concetto di work-life balance, che vede vita e lavoro contrapposti, a un concetto di devo permettere alle mie persone di pensare al lavoro come un qualcosa di integrante alla loro vita, quindi work-life integration, quindi non balance, che mi sposto un po' di qua, un po' di là, ma il lavoro deve intersecarsi in maniera armoniosa con quella che è la mia vita e i miei interessi e tutte le sfaccettature che ne fanno parte. Quindi sì, è interessante questa lettura, perché è come se tu dicessi, dimmi se sbaglio, che anche dall'altro lato bisogna cercare anche un po' di flettersi in quelle che sono le esigenze che nel 2024 i lavoratori hanno, che magari non avevano 20 anni fa, 30 anni fa.
sì, non ti lavoro più per tempo, per cui non timbro il cartellino, entro alle 8, esco alle 18, ma ti lavoro per obiettivi, per cui che io sia a Kuala Lumpur o a Milano, a casa mia o in ufficio, questo cambia poco. Poi è chiaro che ci sono alcuni ruoli, come ad esempio nelle aziende di produzione, se lavori in fabbrica o in produzione, chiaramente questo discorso è differente per prendere il tema dello smart working, quindi ogni azienda, ogni ruolo ha le sue sfaccettature, però ecco, ci sono tanti modi, secondo me, per poter andare incontro alle esigenze delle persone, esigenze umane, senza danneggiare poi il business. È chiaro che per le grandi aziende è comunque molto complesso, perché tutti i meccanismi per fare un piccolo cambio bisogna muovere una macchina talvolta molto complessa e molto grande, quindi richiede anche tempo, e i candidati devono avere anche un po' di pazienza con alcune realtà. Quindi, per tutto quello che ci siamo detti, e ritornando all'inizio, cioè il mondo del lavoro del futuro, cioè, sarà ancora più complesso, perché vedrà troppe sfaccettature che poi devono, diciamo, intersecarsi come dei pezzi di un puzzle. Alessandra, sì, probabilmente è tutto un gran casino, per riassumere tutto quello che ci siamo detti, però penso sempre che per fare e portare grandi rivoluzioni, la storia ci insegna, siamo sempre andati a un estremo per riuscire a scardinare qualcosa che è sempre stato fatto così e non funzionava più, e quindi ti porto all'estremo opposto per poi dire ok, siamo andati troppo all'estremo, troviamo un balance, una via di mezzo che sia corretta. Per cui ci aspettano ancora un po' di anni confusionari, dove insomma le nuove generazioni spingono per cambiare questo mondo del lavoro andando un po' all'eccesso, ma sicuramente l'obiettivo è quello di trovare poi un nuovo bilanciamento. Marianna, a me piace molto nella tua bio che utilizzi anche su, insomma, sui tuoi social, intanto che ti definisci la tua vicina di scrivania, quindi al netto dello smart working comunque è una vicina di scrivania anche virtuale, però proprio per questo, cioè, ti volevo chiedere quali sono magari i consigli, le paure che magari ti arrivano più spesso come domande o come riflessioni tramite anche direct Instagram. Anche qui spaziano molto, ci sono quelli che hanno esigenze più pratiche, ho un colloquio, dammi un consiglio, come posso prepararmi, devo rifare il mio curriculum, e chi invece, e ne vedo sempre di più, si fanno, mi fanno domande esistenziali, ai quali non sempre riesco insomma a dare una mano, più che altro io cerco di aiutare anche a farsi le domande giuste, più che dare io le risposte, no? Per cui magari ti faccio quella domanda che ti può aiutare a trovare a te la risposta, perché non ci sono risposte che funzionino per tutti, ognuno deve trovare dentro di sé le sue, e questo è un lavoro, no? Per cui vedo passare le persone molto di più dal pratico all'esistenziale, che ci dà sempre la risposta, diciamo una risposta di coerenza rispetto al trend. Io c'è una cosa che del tuo profilo, Marianna, mi ha sorpreso, mi ha un po' impressionato, no? Nel senso che giustamente tu dici è un gran casino, ok? E quindi tu giustamente tutti i giorni sei in mezzo a questo casino e provi un po' a mettere ordine, no? Cercando poi di fare un po' da aggregatore tra la domanda e l'offerta a livello lavorativo. Però c'è una parte, non so, la giudico un po' stilistica, ma adesso dimmi tu se è una cosa voluta o spontanea. Io quando ho capito sul tuo profilo, paradossalmente in mezzo a sto casino, io mi calmo. Ci sono anche dei post, ce n'è uno che mi ha un po' suggerito questa riflessione, in cui tu dicevi gentilezza, rispetto, cioè parlavi di questi valori qua, no? Che al giorno d'oggi davvero, un po' perché i creator sono portati a parlare, a dirti in un minuto di reel 754.000 cose e a, come dire, utilizzare anche la grafica per metterle in linea, e quindi di conseguenza loro parlano veloce, non sanno magari a volte neanche cosa dicono, però ti martellano. Un po' perché appunto il settore è quello che è. Invece io capito nel tuo e riesco ad ascoltarti, riesco a capire, me ne vado con un qualcosina in più rispetto a prima di vedere il tuo reel, il tuo video.
È un qualcosa di voluto, è un approccio che tu hai, è una roba, boh, non so, caratteriale perché sei, come dire, di temperamento quieto e quindi di conseguenza traspare questo, o è anche una cosa un po' strategica sia per differenziarti ma anche per parlare di un tema sicuramente sempre molto attuale e che ha bisogno forse un po' di calma? Beh, Andrea, innanzitutto grazie, cioè, mi fa piacere se questo è il percepito, sono davvero molto contenta. Ma sono più cose, diciamo che la prima è che penso che parlare del mondo del lavoro è noioso, ok? Cioè se uno ti dice, ma forse perché lavoriamo talmente tanto, che uno dice, ma mi voglio svagare, non ho voglia di sentire, almeno che proprio non ne ho bisogno, non ho voglia di sentire parlare del lavoro. E quindi la prima cosa che faccio è cercare di rendere un contenuto che parla di lavoro non per forza formale, o io dico impagliato, no? Perché sembra, se devi parlare di qualcosa di professionale ti devi incravattare. In realtà il lavoro fa parte del nostro quotidiano e quindi può essere raccontato anche in maniera un pochino più spontanea. La seconda cosa che cerco di fare, che questo è più un patto con me stessa, no? Ho detto nel momento in cui mi metto a creare contenuti voglio essere io, cioè voglio essere molto autentica, quindi di base sono una persona ottimista, sono una persona propositiva e mi piace entrare in empatia con le persone. Naturalmente sui social è molto più difficile fare questo perché non c'è un vis-à-vis. Per cui quello che cerco di fare, delle volte nei miei video, alcuni sono più dei consigli, altri sono più video in cui cerco di raccogliere il pensiero di una parte di chi mi segue, di una parte dei miei utenti e cercare di raccontarlo a modo mio per far sì che le persone possano anche sentirsi meno sole nei loro sentimenti, che sono normali, no? In un periodo di difficoltà come questo, avere determinati pensieri o sentirsi appunto in difficoltà, inadeguati, è la cosa più normale del mondo. Se vedi qualcun altro che te lo dice e te lo racconta, in qualche modo ti dà il coraggio, no? di affrontare, di vedere le cose in modo diverso. Quindi diciamo un po' questo l'obiettivo che mi sono data. Beh, alla fine questo poi rientra anche nel creare poi una community che si ritrova magari sotto lo stesso poi ombrello del oddio come devo affrontare magari questo problema legato al lavoro, comunque l'approccio che ho al mondo del lavoro, però sicuramente se vede che non è solo in questo mondo complicato, sicuramente è molto più facile riuscire quantomeno ad affrontarlo, o a superarlo. Perché si parla sempre meno, no? Per cui è diventato tutto molto più virtuale, quindi sono poche le occasioni in cui magari ti ritrovi anche con gli amici e hai voglia di parlare dei tuoi sentimenti più complessi, no? Magari ti racconti le cose belle, sempre perché non hai voglia di appesantire le persone o di, insomma, creare dei momenti difficili. E quindi penso che appunto ritrovarsi in quantomeno in un content creator possa essere d'aiuto. Anche perché magari poi gli amici, cioè, ti dicono però parli sempre del lavoro, quindi sì, però loro puoi parlare loro fanno lo stesso, con Marianna. Loro fanno lo stesso però poi dopo, soprattutto per chi è di Milano come noi diventa quasi, come dire, una malattia da cui scappare. Ma a proposito di questo e di anche di altre cose che abbiamo citato, io volevo un attimo rubarti un punto di vista sulla figura delle mamme. Cioè siamo in un paese in cui noi ci rivolgiamo ad una generazione che ancora più dei millennial probabilmente sta risentendo, no? Questo trend che tende sostanzialmente ad escludere sia a livello economico che a livello quasi anche proprio di stereotipo, no? La possibilità di vedere una mamma lavoratrice o comunque, no? Delle difficoltà enormi che si vanno ad incontrare in un paese che ogni volta è lì a specchiarsi su quanto ci sia di crisi demografica e quant'altro. Oltre al fatto che poi sono dei provvedimenti di governo in governo, non ne faccio una questione di appartenenza politica, che vuoi il bonus, vuoi la paternità oltre alla maternità, però dal tuo punto di vista, da donna, da professionista del settore, da chi conosce ambo i lati, secondo te qual è la cosa che più di tutte nel dibattito sfugge, che tu dici, caspita sì ho capito, ho visto il telegiornale e c'è il ministro dell'economia che dice i bonus anche per le coppie, e cos'è che però dentro di te dici sì, però io tutti i giorni mi imbatto in una situazione che dovrebbero forse concentrarsi maggiormente su quello che sul resto?
Beh, allora io sono anche mamma di una bambina di 2 anni e mezzo, Ecco. quindi mi tocchi su un punto che è assolutamente vivo e ho vissuto anche in prima persona. Ma direi che anche questo è un tema complessissimo. In Italia purtroppo, di nuovo, siamo indietro rispetto alle politiche e alle agevolazioni, perché comunque l'agevolazione politica aiuta un'evoluzione culturale. Quindi, ad esempio, il fatto che la paternità, no, sia un qualcosa che ancora non è pareggiato alla maternità fa sì che culturalmente anche l'uomo non si proponga e non sfrutti la paternità, anche se minore, che viene data, perché appunto culturalmente siamo ancora indietro. E questo naturalmente non aiuta poi le donne a poter fare una scelta libera se dedicarsi alla maternità o se continuare anche parallelamente alla propria carriera. Quindi c'è estrema difficoltà in questo. Io penso che bisognerebbe, più che parlare delle donne, bisognerebbe, e delle madri, bisognerebbe parlare di più di uomini e papà. Ok? Per cui non creare un conflitto tra le due parti, ma aiutare anche l'uomo, perché io penso che non c'è una vittima di genere nel sistema. Ma anzi, bisognerebbe anche aiutare gli uomini a capire quanto può essere bello godersi la paternità, perché anche all'uomo culturalmente tante cose non sono concesse, no? Per cui immagina un gruppo, sempre un aperitivo di 10 amici neopapà, di cui uno dice: ah, ma sai che c'è? Io mi sono preso 3 mesi di paternità mentre bevo la birra. Boh, secondo me le reazioni potrebbero essere un po' spiazzate, no? Quindi vuol dire che è un qualcosa che ancora non è naturale nel nostro sistema. Quindi culturalmente dovremmo parlare più dei papà che delle mamme. Ci concentriamo sempre troppo sulle mamme. Bella, bella, bella Questa è interpretazione. un'analisi, cioè, interessante. Nel senso Beh, che è sì, anche vero. perché altrimenti, come dire, fai un ragionamento su metà della mela, in realtà. Esatto. Ti fermi magari alle problematiche che anche fisiologicamente potrebbe incontrare una donna, come se escludessi l'uomo dal ragionamento e Infatti, anche dalla congedo soluzione. genitoriale, no? Dovrebbe essere, non Certo. maternità, però a noi viene sempre da dire maternità, perché tutto il focus è incentrato sulla donna, ma se non aiutiamo l'uomo, l'uomo non può aiutare la donna. Quindi, secondo me, culturalmente bisognerebbe rimettere il focus su aiutare gli uomini a concedersi di essere padri oltre che lavoratori. Marianna, prima di lasciarti, ti volevo fare una domanda, anzi ti volevo fare vedere una serie di immagini, dato che hai parlato di uomini, in questo caso non legato alla paternità, però sicuramente un uomo che in questi giorni è proprio il suo nome centrale, anche tu ne hai parlato sul tuo profilo, e stiamo parlando di Elon Musk, che ovviamente legato al mondo del lavoro in questo momento viene visto come... Oddio, cioè c'è Elon Musk che potrebbe comunque assumere un ruolo fondamentale anche all'interno della presidenza di Donald Trump. Tu hai fatto diciamo, un'analisi su Elon Musk che mi ha colpito, perché tu hai detto proprio è il peggior HR di sempre. Quindi, Elon Musk sarà ancora così, diciamo, dopo la vittoria di Trump? Oppure magari rivedrà anche il suo modo di fare imprenditoria, ecco. Ma questo è un domandone, ma io credo che Elon Musk sia, vabbè, non devo dirlo io, è un imprenditore incredibile, ok? Come tutti gli imprenditori c'è un po' di follia, un po' di genio. È chiaro che in primo piano nei suoi obiettivi non ci sono le risorse umane, ma c'è il profitto dell'azienda e l'innovazione, ok? Quindi lui è talmente ossessionato da questi due driver che il terzo passa un po' in secondo piano ed è molto boomer come cosa, no? Perché tutte le aziende oggi ti dicono, se parli con i CEO un pochino più illuminati, oggi ti dicono il mio braccio destro è l'HR, al sinistro ho il finance. Lui probabilmente ti dice a destra c'ho l'R&D e a sinistra c'ho il finance e forse chiuso nello sgabuzzino c'è l'HR, ok? Per cui non ho nulla da dire su Musk, su altri temi, sicuramente da un punto di vista HR è chiaro che l'aspetto umano non sia la sua priorità. Mi auguro che comunque possa riconsiderarlo in futuro, per cui la speranza è l'ultima a morire, però diciamo che tra tutti gli imprenditori non è quello da un punto di vista risorse umane più illuminato, ecco.
Tra l'altro su questa cosa, Ale, ci torneremo anche nelle prossime puntate più avanti, perché la questione Elon Musk in realtà poi in ambito US ne racchiude tante altre. Cioè già nel weekend, per esempio, ho visto, scusaci questa digressione Marianna, ma giusto per tessere anche la tela dell'attualità, ho visto che numerosi CEO che erano rimasti, come dire, un po' in disparte durante questa campagna elettorale, con il fatto che Trump ha vinto e questo è assodato, con questa partnership con Musk, che addirittura sembra che stia toccando anche, cioè la presenza di Musk addirittura è inserita anche nelle ne negoziazioni con i vari Zelensky e quant'altro. Ho visto nel weekend che CEO di realtà molto importanti del Big Tech sono emersi come funghi, dicendo: se volete una mano, io ci sono. E quindi di conseguenza quello che dice Marianna poi può Ovviamente. anche avere delle ripercussioni a cascata anche su tutto quello che è il comparto, non solo tech, immagino, ma anche del mondo del lavoro americano e poi magari di riflesso anche in Europa. Arriva da casa una domanda da Pika Twitchu che dice: bella puntata, ragazzi. Volevo chiedere a Marianna, intanto lo ringraziamo, che sul suo profilo suggerisce di fare alcune domande durante il colloquio anche allo stesso candidato, ma non rischia di risultare un rompiscatole pronti via? Cioè, se ho capito bene, la domanda è se al colloquio è il candidato a fare domande, giusto? Sì, io l'ho capita così, anch'io. Ma ecco, questo è un altro, diciamo, bias culturale estremamente radicato su quale io mi battaglio tantissimo, è il fatto che il colloquio, è un momento di conoscenza reciproca e spesso viene vissuto invece dal candidato come un momento di inquisizione sulla persona, no? In realtà, quando candidato vai a fare un colloquio, tu in quel momento devi approfittare per fare delle domande per capire se anche per te quella è l'azienda giusta, è come quando esci a cena, una cena romantica, e sei una delle prime cene, non è che tu dici: ah, vabbè, per me è scatola chiusa, lui va benissimo e non gli faccio alcuna domanda, no? La conoscenza è reciproca, per cui secondo me assolutamente in primis le domande vanno fatte, e in secondo luogo, più che risultare rompiscatole, risulti una persona curiosa. Poi chiaramente dipende da domanda a domanda, però tendenzialmente fare domande a colloquio è un segno molto positivo. E tra l'altro ho dato anche un'altra dritta, anche, cioè extra lavorativa, anche sui primi appuntamenti: non fatevi andare bene il primo che vi capita. Eh sì, in generale non facciamoci andare bene proprio tutto, indaghiamo un pochino. Meglio una domanda in più che una in meno, Esatto. questo ci importiamo. Marianna, ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi e sicuramente ti continueremo a seguire sul tuo profilo per questi consigli, sia per chi si approccia al mondo del lavoro, sia per chi ci sguazza e ci naviga dentro. Grazie a Grazie voi, mille, ragazzi. Farò Marianna, un per contenuto essere. su Musk. Allora, tra un pochino, quando vediamo cosa inizia a fare, muove i primi passi. Dai, Allora, benissimo, sarà studiamo bene, allora. sicuramente sarà ben indicizzato, se tanto mi dà tanto. Va bene, Grazie grazie mille a voi, ragazzi. a te, buon Ciao, buon lavoro. lavoro. Ciao, 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 ciao. ciao.